Il 1 luglio del 2022 il calcio femminile è entrato in una nuova era, in quella del professionismo. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha riconosciuto alle calciatrici, primo sport in Italia ad avere a livello femminile questo riconoscimento, lo status di professioniste. Ma quali sono i riflessi di questa decisione, di questa nuova normativa? E che cosa significa avere in Italia il calcio professionistico in rapporto agli altri sport e in rapporto anche agli altri paesi dell'Unione Europea e non solo? Ne parliamo nel video di oggi, andando a snocciolare alcune cifre, andando a capire cosa sta succedendo nel mondo del calcio femminile italiano e a capire se si tratta di una cosa positiva tout court o se ci sono alternative migliori. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di calcio femminile. Ci sono stati in questi giorni, sono in corso di svolgimento gli europei di calcio femminile e volevo tornare sul tema. Mi è già capitato di parlarne nelle scorse settimane. Io premetto una cosa, oltre a premettervi di fare like al video se vi piace il contenuto, di commentare e di attivare la campanellina, lo dico ogni giorno, ma perdo sempre l'attimo. Attivare la campanellina se siete sempre se, per rimanere sempre aggiornati e iscrivermi numerosi al canale. Io premetto una cosa: non sopporto, e lo potete capire anche da alcuni miei tweet, probabilmente, non sopporto l'ipocrisia e la retorica di cui è ammantato il calcio femminile. Faccio una piccola premessa non per autocelebrazione, ma per farvi capire qual è il mio background su questo sport. Nei primi anni 2000 facevo le telecronache della CF Bergamo, una squadra di calcio che mi chiese di poter commentare le partite che venivano registrate da loro e venivano poi mandate in diretta su una emittente locale, primo passaggio. Successivamente nella mia città, Brescia, si è affermata una società che ha anche vinto due scudetti e che di fatto è ancora l'ossatura, è stata l'ossatura di quella che è l'attuale nazionale. 12 giocatori, giocatrici su 23 hanno vestito la maglia del Brescia Calcio femminile, giocatrici che in alcune situazioni conosco anche personalmente e che comunque hanno giocato nel campionato di Serie A con la maglia del Brescia. Ecco, questo per dire che il tema in generale non mi è estraneo. La società, peraltro, un anno mi chiese anche di entrare nello staff di comunicazione. Ci confrontammo, io avevo idee un po' diverse e non trovammo l'accordo. Però, ecco, è un mondo che mi è vicino e che ho sempre in qualche modo guardato da distanza, senza entrarne direttamente, ma analizzandolo da giornalista, ricordando anche che negli europei del 2017 ero presente alle finali ed ero l'unico giornalista italiano accreditato, ma perché da freelance, diciamo così, ho sempre avuto un interesse a capire i fenomeni, analizzarli da dentro. Ecco, andiamo con ordine, perché secondo me è interessante capire i passaggi. Nel 1968 venne creata la Federazione Italiana Calcio Femminile, che nel 1986, okay, venne incorporata nella Federazione Italiana Gioco Calcio. Nel 2015 c'è stato quello che forse è il passaggio più importante, ovvero l'integrazione del calcio femminile e maschile con la federazione che impose alle società di Serie A la creazione di una squadra under 12 con almeno 20 calciatrici e successivamente under 15 e under 17. Quindi partendo proprio dalla base del calcio giovanile, giustamente. Non è un caso se oggi ci sono squadre di Serie A che sono la Juventus, l'Inter, il Milan e che chiaramente danno grande interesse, maggiore interesse al calcio femminile. Nel 2017-18 si introdusse la possibilità di acquisto del diritto sportivo. Primissima a usufruirne fu la Juventus, ovviamente con grandi polemiche. C'è chi invece ha scelto la via del campo per salire in Serie A, ma tant'è.
Il titolo sportivo è acquistabile ed è successo per diverse realtà che hanno fatto meno polemica della Juventus, ma questo sapete, quando c'è di mezzo la Juventus, insomma, tutto viene moltiplicato. Ecco, dal 1 di luglio del 2022, come detto, è iniziato il professionismo. Professionismo significa che alle giocatrici verranno riconosciute tutte le legali e sanitarie, la maternità e una serie di altri vantaggi, oltre che al trattamento pensionistico, ma attenzione, il minimo salariale riconosciuto è di 26.000 euro lordi all'anno, ok? Fatte le opportune considerazioni, di fatto sono 1.500 euro netti al mese, ok? Per farla, è uno stipendietto, ci sta, va bene, ok? Precedentemente gli studi sul calcio femminile ci hanno detto che fino a questo campionato la media era di 18.300 euro. Si tratta quindi di un aumento tra il 60 e l'80% dei costi gestionali relativi alle calciatrici su base annua. Quindi una cosa particolarmente importante con le società che dovranno diventare SPA e che dovranno dotarsi di impianti da almeno 20, da almeno 500 posti. In Spagna questo è successo, ma il campionato è stato organizzato al di fuori della federazione, con le società che sono state spinte a costituirsi in una lega calcio femminile spagnola, stessa cosa della Svezia e dell'Inghilterra, dove tuttavia Inghilterra la media degli stipendi è di 50.000 euro a giocatrice, con ricavi che sono in media per le società italiane di 900.000 euro all'anno e in Inghilterra di 1.400.000 euro all'anno. C'è poi un caso, secondo me, che è molto importante da capire, per capire se poi effettivamente sia un vantaggio che su certi livelli salariali per attività sportive che comunque devono durare limitatamente nel tempo, sia un bene avere questo tipo di riconoscimento o se questo tipo di riconoscimento alla fine sia un puro costo. E il caso è quello del volley, dove le giocatrici non hanno lo status di professioniste, dove contiamo 250.000 atlete a livello nazionale, il 70% del totale dei giocatori di pallavolo in Italia è donna e costituisce la grande maggioranza quindi dei giocatori italiani di pallavolo, con una media di fatturato dei club da 2 milioni all'anno, ovvero 122% in più rispetto al calcio. E stipendio medio che è 4 volte superiore dai 26.000 euro del minimo riconosciuto in Italia ai 100.000 euro di media delle giocatrici di pallavolo femminile di Serie A. Ebbene, io credo che sia un bene dare diritti e riconoscere i diritti, ma credo anche che sia bene che il mercato riconosca i meriti in certe situazioni, presupposto che io sono il primo, poi soprattutto nel mercato sportivo, a voler vedere una regolamentazione del mercato. Infatti amo gli sport americani perché sono fondati sulle leghe prima ancora che sui club, e quindi io credo che il mondo dello sport italiano abbia fatto l'operazione professionismo nel calcio femminile come operazione che fa tanto rumore, che può magari trainare gli altri sport, ma che se non si fosse trattato di calcio, che è materia sulla bocca di tutti e quindi che si presta a operazioni populiste di primo livello, beh, probabilmente non saremmo arrivati a quel livello. Credo invece che siano altri gli sport che dovrebbero fare un passo avanti nelle tutele, perché sono altri i livelli di mercato che si muovono intorno a quegli sport, e allora un certo tipo di altri sport, volley in primis, dovrebbero muoversi prima e dovrebbero regolamentarsi in maniera sì, che garantisca meglio
le giocatrici. Questo ragionamento lo faccio così a livello macro, ma credo che il passaggio al professionismo potesse essere gestito meglio per capire se effettivamente vi è un valore dentro il calcio femminile, perché al di là della difesa dei diritti umani, credo che anche culturalmente alcuni paesi siano meglio portati ad alcuni sport. Ripeto, culturalmente, perché vivo in Germania e ad esempio frequento molto i palazzetti di pallamano che fanno 10-12 mila spettatori a partita, ma non mi aspetto che l'Italia faccia il professionismo nella pallamano dove è evidente che non c'è lo stesso seguito. E non so, e stento a credere, che in futuro il calcio femminile possa muovere la stessa mole di ricavi. Una cosa sono gli investimenti, ma una cosa poi sono i ritorni sugli investimenti, perché mi pare che fin qui tutta questa operazione sia soprattutto una parte del marketing delle grosse società che fatica a stare sulle proprie gambe se non dentro un livello maggiore di organizzazione calcistica nazionale. Quindi un caso isolato, un caso che magari deve essere imitato per altri, ma finora un caso di applicazione populista della politica sportiva. Grazie, buona giornata a tutti e ci sentiamo presto sul mio canale.